5 agosto del 1942. Tinissima, perché non muore il fuoco. Uno spettacolo sulla famosa fotografa friulana che è partita da Udine verso l'America per cercare fortuna, come tanti oggi, ha trovato la sua vena artistica tra gli Stati Uniti e il Messico, diventando da soggetto di fotografia a soggetto fotografante. Tina Modotti è una rivoluzionaria, oltre che fotografa, e ha avuto tanti amori e tanti ha conosciuto tante persone, è stata insieme con Frida Kahlo, è stata insieme con Diego Rivera, con Julio Antonio Meyer, un rivoluzionario cubano di cui sono imbrattati i muri dell'Havana. Ha avuto una vita veramente interessante. E si incontrano allora in uno sguardo di complicità. Quello che noi abbiamo presentato oggi con i nostri strumenti musicali, con le nostre voci e con la voce narrante di Andrea Gratton, che ha scritto il testo che noi Fiori di Bakunin abbiamo musicato, è stato appunto quello di dare a Tina una lettura, perché tanto si è scritto su di lei e tanto si è detto, ma noi abbiamo voluto dare una vera interpretazione della sua vita per cercare di unire noi e il pubblico in un unico grande spettacolo. Perché? Perché aveva soltanto 17 anni, tinissima, come la soprannominava la madre assunta,